Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora intanto volevo ringraziarvi un sacco per tutti i feedback positivi dell'ultimo video, Get Ready With Me, tutorial, chiacchiericcio, insomma, sono contenta, avevo paura perché era lunghissimo, tipo 23 minuti, non potevo tagliare niente, quindi sono molto contenta che vi sia piaciuto, ne farò sicuramente degli altri, anche perché ho un sacco di cose da dirvi, quindi almeno così ho l'opportunità di chiacchierare con voi e farvi vedere anche i miei trucchi preferiti del periodo. Quindi oggi bando alle ciance perché ho davvero, cioè, io penso sia il video il più grande che io abbia mai fatto, non so nemmeno se sarà fattibile inserire tutto questo ben di Dio in un unico video, ossia make up che accessori e fashion da farvi vedere, quindi meglio che io inizi subito perché altrimenti finiamo a Natale. Le prime cose che mi sono arrivate sono i kit natalizi di Too Faced. Ogni anno aspetto con ansia i kit di Too Faced perché sono sempre carinissimi, il packaging è imbattibile veramente. E allora c'è questo kit, mini kit con tre melted lipsticks e un melted matte. Poi c'è questo Let It Glow che è un kit con blush ed illuminante. Anche questo un packaging troppo carino, dentro c'è, allora ci sono un blush piccolino, un illuminante, un pennellino rosa con il cuoricino, cioè figata. E poi qui c'è, no, questo è il blush, gli altri invece erano illuminanti, carino, carino, mini size, ma veramente un ottimo regalo, non lo so, secondo me questi kit mi fanno impazzire, cioè poco da fare. Poi mi sono arrivati, anche quest'anno hanno fatto le confezioni stile gingillo da appendere all'albero e c'è il melted lipstick, questo è uno dei miei colori preferiti per l'autunno, e poi c'è il, questo credo sia, sì, il lip injection che ti fa un po' effetto tipo Valeria Marini, non lo so, cioè ti fa quel pizzicolio sulle labbra e le fa aumentare leggermente di volume, quello funziona, ve lo garantisco. Poi c'è questo che è simile a quello dell'anno scorso, l'anno scorso c'era questa mansion, questa casa, quest'anno hanno fatto più o meno la stessa cosa, eccolo qua, questo si chiama Christmas in New York ed è un hotel, Grand Hotel, e si apre in questo modo, voilà, spero riusciate a vedere qualcosa perché questa luce, veramente ho dovuto accendere la luce perché tipo alle 2 è buio completo, e ci sono tre palette e il Better Than Sex mascara, tre palette con appunto un packaging, cioè imbattibile, con l'omino dei biscotti, le candy cane e i gingilli, e dietro ci sono anche le dediche da scrivere. Poi mi è arrivato quest'altro, anche questo, Christmas in New York, e questo è il The Chocolate Shop, una scatola tutta rosa con la neve che cade, bellissima, già qui si vede, c'è un fiocchetto, questo è l'interno con un ragazzo e una ragazza che fanno shopping, siamo tipo io e Tomas, con tre prodotti, questo è il Shadow Insurance, altro Better Than Sex, è un chocolate melted lipstick, e poi qui c'è la palette con tutti i colori, ci sono ombretti, un sacco di ombretti bellissimi, e poi illuminante, terra e credo sia un blush che però io userei come ombretto perché è troppo scuro, ma sono molto molto carini gli ombretti, alcuni opachi, alcuni shimmer, quindi soddisfano praticamente tutti i gusti. E la mia scrivania è già un disastro. Bene, poi questa è una cosina che ho preso io, come non ve l'ho detto all'inizio, ma come potete immaginare alcune cose mi sono state inviate, altre le ho acquistate io. Poi questo l'ho acquistato io personalmente ad Amsterdam, è questo che si chiama Diorific ed è molto molto particolare, non avevo mai visto uno smalto così e quindi ho dovuto assolutamente prenderlo. Praticamente è trasparente ma ha questi fiocchi, non so come chiamarli, sembrano veramente dei fiocchi di neve, sono tipo dei glitter, tipo dei flakes, quindi tipo dei fiocchi, non sono proprio glitter, ma si applicano sopra allo smalto colorato e fanno un effetto appunto neve, molto invernale, molto Christmas. Mi è piaciuto subito. Da Urban Decay mi arriva poi, dopo di che, mi è arrivata la Full Spectrum Palette, questa ve l'ho fatta vedere, non so se su Snapchat, su Instagram Stories, probabilmente da entrambe le parti, ah no, anche su Instagram ve l'ho fatta vedere, ed è appunto una, una splendida palette di ombretti, questi sono un po' meno portabili, un po' più professional, se vogliamo metterla così, perché sono colori molto più pazzi, quindi insomma vanno usati con cautela, nel senso che bisogna saperli mixare, bisogna saperli sfumare,
mare, ma sono tutti estremamente pigmentati, molto molto belli. Voi sapete che Urban Decay ha molto questo questo edge pazzo, crazy, quindi hanno sempre questi colori molto scriventi, molto forti e molto pazzerelli, che mi piacciono tanto. Poi mi sono arrivati due pacchetti Benefit. Io amo Benefit, sono sempre stato un acquirente del brand già da prima di iniziare anche con Urban Decay, Too Faced, quindi insomma per me capite la gioia di ricevere queste cosine a casa, non mi sembra ancora vero. E allora qui c'è il Dare Real Remover, lo conoscete, è uno struccante occhi delicato ma super efficace. Poi mi sono arrivati due Roller Lash mascara, uno è nero se non sbaglio, sì, l'altro è marrone. Poi c'è il loro Dare Real, il loro super classico mascara. Io ne avrò usati tipo 5 o 6 di questi prima di iniziare con le extension alle ciglia. Ora lo applico solo sulle estremità, ma mi piace, uno scovolino molto preciso, insomma è famosissimo questo mascara, quindi lo conoscete per forza. Poi nel secondo pacchettino invece ci sono tutti i prodottini skincare, perché Benefit sa quali sono i miei prodotti skincare preferiti e quindi mi hanno mandato esattamente quelli. Grazie Benefit! C'è la It's Potent, questa è la loro crema occhi, ne hanno solo una, non potete sbagliare, è idratante, sta bene come base per il trucco, insomma io mi ci sono sempre trovata bene, ne avrò usati tipo 10 di tubetti di crema. Poi c'è l'Eye Serum Firm It Up, questo devo dire non so se l'ho mai provato, ma sono sempre pronta, siccome sono terrorizzata delle rughe sul contorno occhi, sono sempre pronta a provare nuovi prodotti, cioè diciamo la verità. E poi questo è Remove It, questo non è un'acqua micellare ma molto simile a un'acqua micellare, perché non contiene oli ed è appunto è completamente trasparente, è proprio uno struccante a base d'acqua per tutti i tipi di pelle, molto delicato e mi piace un sacco anche perché dura tantissimo, è tipo ho ancora un dito nel flacone e tac, mi è arrivato quello nuovo. Yes! Poi vi devo, aiuto, vi devo far assolutamente vedere questo pacchetto, che forse è stato uno dei regali più belli, che mi è arrivato da Too Faced. E cioè, a parte la scatola che è una cosa gigantesca e bellissima, insomma, vabbè, tutto quello che è rosa per me è bellissimo, insomma. E dentro, allora, c'è, allora, un Better Than Sex, non so se riuscite a vedere qualcosa, un Better Than Sex, poi c'erano le spille, che devo aver perso da qualche parte, c'erano le spille, ok, le troverò, ah sì, eccole, c'è un unicorno, c'è la scritta Better Than Sex, due cigliozze fichissime, insomma, per le make-up addicti, ma le stesse spille si trovano anche su questa fichissima giacca in jeans che mi ha spedito Too Faced, che tra l'altro è di Levi's, o Levi's, se volete fare i fighi diciamo Levi's, con appunto tutte le spillette sulla tasca. E poi qui c'è scritto Too Faced in rosa, è fighissima e le adoro. Poi mi sono arrivate delle cosine da Deborah Milano che vi faccio vedere. Ci sono tutte le Smoky Eye, Secret of the Smoky Eye, sono molto molto carine queste palette, sicuramente un'alternativa un po' più economica rispetto magari alla Naked e alla Chocolate Bar, Too Faced eccetera, sono molto molto carine ed anche i colori sono molto molto portabili, sono tutte sia shimmer che matte, quindi anche qui soddisfano un po' tutti i gusti, sono molto scriventi, insomma mi piace molto la scelta delle tonalità da inserire in ogni palette e ce ne sono 4 diverse, queste sono le XL, anche queste cosine tra l'altro vi ho già fatto vedere, non mi ricordo dove, probabilmente su Snapchat, perché se ancora non lo sapete appunto io mi ripeto sempre, ma su Snapchat carico tipo dei mini vlog delle mie giornate, vi porto con me, vi faccio vedere i pacchetti che mi arrivano, quindi sicuramente ve li ho fatti vedere su Snapchat. Poi ci sono 3 rossetti, amo che il packaging sia tipo dorato, argentato e oro rosa, e poi ci sono 3 smalti con lo stesso principio, dorato, argentato ed oro rosa, figata perché amo gli smalti chrome, magari da stendere solo sull'anulare, vanno molto e li adoro, quindi devo ancora provarli, però non so com'è la stesura. Poi ci sono questi stencil da applicare sulle unghie o sulle dita, e sono appunto dei brillantini, delle catenine da unghie. E poi qui ci sono 3 palette di ombretti, queste sono Smoky Eye Palette Metal, ce ne sono appunto 3 con 3 tonalità
diverse. Anche queste sono sia matte che shimmer, mi piace molto che ci sia sia la versione matte che shimmer, insomma, perché io non riesco a fare trucchi solo shimmer, e poi solo matte sì, ma solo shimmer no. Poi questa è una cipria che sembra anche parecchio chiara, quindi grazie al cielo forse potrò provarla anch'io, perché molto spesso dovete sapere che le aziende mi mandano tipo il range medio delle tonalità, che è sempre tipo la 2 o la 3, che per me è, cioè, è nera, quindi insomma almeno questa potrò provarla. Poi mi è arrivato un altro pacchetto Urban Decay che purtroppo si è aperto tutto tipo, però vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Allora ci sono tre pennelli, c'è quello, lo shader brush, io uso questo tipo di pennello per la terra, e poi ci sono due pennellini invece da occhi. Figata, c'è la Naked Ultimate Basics, io adoro, adoro le Basics palette di Urban Decay, hanno tutte dei colori perfetti, cioè se non vi truccate tanto o magari usate più come me, alla fin fine io uso molto toni sul marrone, toni neutri, non sempre naturalmente, ogni tanto vado di colore, ma amo le tonalità neutre per un trucco da ogni giorno, e queste sono super portabili e completamente opache. Poi dentro c'erano due Color Correcting Fluid, sono degli illuminanti che però vanno anche a correggere il tono della pelle, uno è giallo, l'altro è viola. Poi altra cosa che c'è è questi, li ho richiesti io direttamente all'Urban Decay, lo so, è una figata veramente, e sono tutti i loro rossetti opachi, quindi sono Back Talk, che è quello che indosso oggi, che non è qui, poi c'è Brett Tilt, Pandemonium, quello viola, bellissimo, Uptight, Criminal, e credo di averne già tirati fuori un paio, quindi ce n'erano altri, ma se guardate i loro, gli ultimi rossetti Vice, sono pazzeschi, ma io mi sono innamorata naturalmente, in particolar modo di quelli opachi. Dateci un'occhiata se li vedete da Sephora. Poi, voi sapete che sono stata a Parigi per Makeup Forever, aiuto, come al solito mi cade tutto e sto facendo un disastro, e quindi sono stata a Parigi per Makeup Forever e mi hanno riempita di regali, veramente, non ci potevo credere neanch'io, ma è stato tipo un sogno, insomma, se avete visto il vlog sapete di cosa sto parlando, e mi hanno regalato tutti gli Artistic Pencil Collection, queste sono tutte le loro Aqua Eyes, queste però sono XL, sono tutto matite, occhi spettacolari. Questo è praticamente il loro nuovo logo che vedrete sempre sulle nuove confezioni di Makeup Forever, vorrei aprirla per farvele vedere, voilà, queste sono tutte le nuove matite Aqua Eyes XL, sono tutte, se non sbaglio, resistenti all'acqua ed hanno un range di colorazioni invidiabile. Poi queste cosine vado abbastanza veloce, perché queste in realtà le avete viste, aiuto, nel vlog da Parigi. Poi c'è l'Artistic Brush Set, un kit di pennelli viso e occhi, l'Artistic Palette, questa palette con 9, bene, non so neanche contare, 9 ombretti, una pochette, aiuto, una pochette Makeup Forever, e poi Crosso Insimil Pelle, e poi c'è questo, l'Artistic Essentials, e ci sono tutto mini size dei loro best sellers. Io amo i mini size, se come me viaggiate molto sapete che sono la cosa più comoda al mondo per non portarsi dietro tutto il flacone. E poi c'è questo che non vedo l'ora di provare, io lascio sempre tutto nelle borse, cioè tutto nei pacchi, e non spacchetto mai niente praticamente fino a quando non vi faccio il video, quindi non vedevo l'ora di aprire questo per poterlo provare. Questo è un kit, praticamente c'è un pennellino per applicarlo e poi un rossetto rosso opaco. Poi c'è un'altra borsetta Makeup Forever, come sapete dal video vlog loro mi hanno truccato e poi mi hanno regalato praticamente tutti i trucchi che hanno usato su di me, quindi ci sono, allora, il fondotinta l'Ultra HD, poi allora c'è un illuminante in polvere piccolino, questa è la Diamond Powder, poi c'è una matita per gli occhi marrone scuro, poi un altro illuminante in polvere, questa è la Starlit Powder, uno Sculpting Blush, questo in tonalità 18, l'Aqua Brow Kit per fare le sopracciglia, e questo è un kit in gel, non ho mai usato il gel per le sopracciglia, ma mi è piaciuto molto il risultato quando me l'hanno fatto loro, quindi spero di essere in grado di riproporlo. Poi c'è lo Step One, questo loro lo chiamano Skin Equalizer,
praticamente è un primer per il viso. Poi c'è un altro brow kit, tra l'altro, me ne hanno mandato... Ah sì, uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro, perché me ne hanno usato uno un po' più chiaro, un colore un po' più chiaro all'inizio del sopracciglio, poi uno un po' più scuro verso la fine del sopracciglio. Si dovrebbe fare sempre così, anche se io non ho mai la voglia, diciamo la verità. Poi questo è un illuminante, questo è il Pro Light Fusion colore... Naturalmente 01, non avevamo dubbi che fosse quello più chiaro, ma molto molto bello questo illuminante, dateci un'occhiata. Poi c'è il correttore, l'Ultra HD Concealer, amo questo correttore ed è il colore R20. E poi c'è l'Artist Liner, questa è una matita nera per gli occhi. Qui c'è il Velvet Finish, questa è la cipria che hanno usato su di me, anche se ormai sapete che la mia cipria preferita è l'Ultra HD. E poi ci sono gli ombretti, questi sono un marrone un po' più freddo, un marrone un po' più caldo, perché gli avevo chiesto uno smokey eye e quindi autunnale, quindi hanno usato questi due colori. E poi mi hanno dato anche il fondotinta in stick, l'Ultra HD in stick, anche se devo dirvi che mi trovo molto meglio con quello liquido piuttosto che con quello in stick, ma non so perché. Questo credo sia tutto per Make Up For Ever. Cosa vi devo far vedere ancora? Ah sì, allora mi è arrivato questo pacchetto fighissimo da Diego Della Palma, anche loro hanno spesso queste idee carine con questi pacchetti tutti originali, e cioè mi è arrivata sta cosa e io ho pensato, ma io non ho ordinato sushi, e invece questo era il pacchetto Diego Della Palma. Allora, questo è il bigliettino con la geisha e dentro ci sono, allora, badate, due bacchette rosa giapponesi per mangiare il sushi, figata. Poi ci sono, allora c'è un ventaglio, cioè rendiamoci conto, molto in tema. E poi dentro ci stiamo, arriviamo ai prodotti veri e propri, a parte queste foglie che non so di cosa siano, ma fanno tanto Giappone. E poi, benissimo, magari dovrei anche saperlo. E poi ci sono in tinta due lacche per le unghie con due rossetti che credo siano matte, sì, sono matte, quindi, cioè, veramente quest'anno va tutto matte, io amo questo fatto, e sono appunto due rossetti, se riesco, due rossetti che hanno la stessa colorazione dello smalto, quindi da abbinare, uno fucsia e uno invece è un rosa un po' più caldo. Poi mi sono arrivate le novità natalizie di Kiko, amo quando mi arrivano queste cosine natalizie, sono già nello spirito natalizio, tipo figo. Allora, mi è arrivato il profumo Velvet Passion, quindi molto sexy. Poi mi è arrivato questo Intense Color Lip Kit, che è un kit con matita e rossetto, insomma, anche questo packaging molto molto carino, devo dire. Cos'è questo? Double Color Baked Blush. C'è un siero per il contorno occhi, un mascara effetto volumizzante, poi un bronzer e highlighter 2 in 1 con appunto illuminante e terra, un eyeliner a pennarello, che sono quelli che preferisco. E poi c'è, che cos'è questo? Ah, questo invece è un siero per il viso, stessa linea di quello per gli occhi, ma è un siero per il viso. E questo è quanto per le cosine di make up praticamente. Adesso io ho un sacco di altre cosine da farvi vedere. A Parigi siamo andati da Chanel e anche lì sono successe delle pazzie, quindi se mi seguite sui vari social, Instagram Stories, Snapchat eccetera, voi già lo sapete. E c'è, è arrivato questo pacchettino Chanel che non era assolutamente previsto, ma praticamente a Tomas piaceva molto come mi stavano e quindi è stato un regalo di Tomas. Sono degli occhiali da sole rossi, non ho mai avuto un paio di occhiali da sole rossi, e hanno a lato questo logo stile Lego che mi è piaciuto molto. Fanno anche le borse così, naturalmente adesso non so se saranno decenti, però vi garantisco che mi stanno abbastanza bene, anche se veramente io ho un viso, cioè, che tipo nessun occhiale mi starà mai bene. E poi in questa piccola bustina invece mi hanno dato un sacco di campioncini, specialmente del mio profumo preferito Misia, perché
devo ricomprarlo, l'ho finito. Arriviamo al mio super acquisto da Chanel. Allora, dovete sapere che io sono entrata da Chanel a Parigi solo per dare un'occhiata, perché naturalmente Chanel a Parigi ha un sacco di cose che magari qui non si trovano, eccetera eccetera, quindi sono entrata in questo mondo incantato che si chiama Chanel, e dovete sapere che io entro sempre solo per dare un'occhiata, poi faccio danni. Quindi il danno di questa volta, chiamiamolo così, voilà, dovete sapere che io, passando così, ho intravisto un modello di borsa o wallet on chain, che in realtà non è un wallet on chain, sarebbe portafoglio su catena, che non avevo mai visto. Una forma, una nuova, un tipo nuovo di borsetta che io non avevo mai visto. Naturalmente mi sono fatta tirare fuori tutti i colori, la tipa l'ho tenuta là per 2 ore, mi odiava, diciamoci la verità, ma poi alla fine mi sono decisa per questo, perché voi dovete sapere, io ho la boy bag che è color carne, un tipo nude, e poi ho i portafogli della boy bag molto simile a questo, ma non conoscevo, e questo sì, sembra un wallet on chain, ma dovete sapere che è più largo di un wallet on chain, ha 2 cerniere, non una, più uno spazio interno, e ha naturalmente la catena. Questa è, non ha un nome questo modello, perlomeno non ancora, non si chiama wallet on chain, anche se è simile. Mi sono innamorata di questo, perché non prenderò mai la boy bag nera dorata, perché ne ho già una appunto nude, e quindi questo piccolino. La figata di questo che i wallet on chain non hanno è che si può togliere, perché c'è il moschettone, si può togliere la catena e si può usare anche solo così come pochette, e questo è stato il mio grosso acquisto. Se mi seguite sui social eccetera, già magari l'avrete intravista, anzi vi ho messo la foto su Instagram, ho intravista, cioè è stata proprio la foto, sono proprio rimbambita. Poi, siccome sapete che è stato il mio compleanno il 14 novembre, mi sono fatta un regalino, perché questi non erano regalini, vabbè. Poi questa era la scusa per acquistare questo, che volevo da un po', e questo è da Hermès. Ero in che aeroporto ero, non mi ricordo, penso a Roma, sicuramente ero a Roma, ed ho fatto un acquistino di Hermès ed ho preso questo anello borchiato, è in argento, è molto simile al bracciale, il collier de chain, che io non so pronunciare, che è quello che ho, ma a questo punto è l'anellino, è piccolino, per fortuna c'era la mia taglia, perché io ho sempre difficoltà con le taglie, ho dita e polsi piccoli, quindi non trovo mai la mia taglia, però loro ce l'avevano e quindi ho preso questo. Altro grosso acquisto fatto, questo ad Amsterdam da Louis Vuitton appunto. Allora, voi avete già visto nella foto su Instagram che avevo postato dall'hotel, tra l'altro in tante mi chiedete come si chiama l'hotel in cui siamo stati ad Amsterdam, in molte mi chiedete di consigliare un hotel. L'hotel si chiamava Hotel V Nesplein, scritto così, e ci siamo trovati molto molto bene in quell'hotel. Ho voluto insomma farvi questo annuncio perché mi viene chiesto costantemente degli hotel eccetera, quando ci abitavo ovviamente non sapevo cosa rispondervi, perché cioè ci abitavo, quindi non sapevo niente degli hotel. Invece in questo ci siamo trovati molto bene, sia come zona, che è centralissima ma tranquilla, e poi vicina veramente a tutte le attrazioni turistiche, se vogliamo chiamarle così, e poi appunto anche il ristorante, la colazione, il servizio, sono stati tutti carini con noi, la stanza era grande, bella, quindi insomma io detesto gli hotel che hanno stanze piccolissime, quindi questa piccola parentesi per l'hotel. E poi arriviamo subito all'acquisto, è l'alma laccata. In molte, quando l'avete vista, pensavate fosse nera, invece non so se si riesce a capire dall'inquadratura, in realtà è di un borgogna molto scuro, sotto il sole ha tipo i brillantini, qui invece sembra appunto quasi nera. Volevo da tanto questo modello di borsa e volevo specificatamente questo colore qui, anche perché è un colore che io indosso tantissimo in autunno e in inverno, infatti la sto indossando ogni giorno. È una borsa molto carina, molto versatile, avevo il dubbio tra questa e quella piccolina, il modello più piccolo di questa, perché quella aveva la tracolla e quindi era un pochino più sportiva, però siccome ho preso molte borsette piccoline nell'ultimo periodo, ne volevo una che contenesse un po' più roba, e quindi è lei, questa è la Alma, non so come si chiama il colore, ma è laccata.
Quindi fatemi sapere magari se volete un What's in My Bag con questa o con un'altra delle borse che ho appena comprato, magari quella Dior piccolina. Non vi ho mai fatto un What's in My Bag con una Dior, quindi fatemi sapere voi. Spero vi sia piaciuto questo video. In realtà avevo altre cosine da farvi vedere, ma cioè penso che sia già lunghissimo, tipo tre quarti d'ora che sono qua a filmare, quindi non so quanto sarà lungo questo video. Grazie se l'avete seguito fino adesso, grazie. E niente, vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo alla prossima.